Ricordo gli occhi di queste bambine di Scampia quando ho girato la scena della mia morte. Nella serie non si percepisce, però piovigginava. E quindi ogni volta che io facevo questa scena, ovviamente crollavo, cadevo, avevo i colpi. E poi quando mi rialzavo e la dovevo rifare, mi dovevano asciugare. C'erano queste bambine, evidentemente per niente abituate al senso del lavoro, no? Al senso della fatica, che mi continuavano a guardarmi scioccate. A un certo punto sono venute a me e mi sono venute a dire: voi vi state stancando troppo, ma chi ve lo fa fare? Ma perché fate tutta questa fatica? E io le dissi: perché è il mio lavoro e mi piace. E loro ci riflettevano un attimo e poi dissero: che bello fare un lavoro che ti piace. Perché loro avevano sempre associato quello che loro vedono in televisione come qualcosa che viene magicamente. Si è solo fortunati, non si fa nessuna fatica a fare. E il lavoro è una punizione, il lavoro è qualcosa che devi fare per forza. E pensare di essere rimasti come un fagiolino nella mente di queste bambine, con la nostra presenza, lavorando, è un ricordo bellissimo. Donna Imma, perché dite questa cosa? Dottore, non facete così però. Quella delle vongole è venuta da una chiacchierata tra me e Francesca Comencini, e Francesca Comencini mi fa: io vorrei che questa scena tu la facessi davanti a un piatto di spaghetti con le vongole, perché gli uomini non pensano che una donna possa dire cose di questo tipo mangiando, no? E io dissi: bellissimo questo, facciamolo. Voi dovete pensare che lo state facendo per loro. È l'unica cosa da fare. E ci siamo divertite moltissimo a girare quella scena, a trovare la misura di quella scena. La pensavamo allo stesso modo, e il fatto che sia risultata così potente è stato molto divertente per noi. Ma vi do la mia parola d'onore. Non ci mancherà mai niente, eh? Mi ricordo tutte le scene del carcere. Ecco, quella era una di quelle situazioni, per esempio, in cui era tutto molto autentico, a partire dal fatto che eravamo autenticamente dentro il carcere di Poggioreale, in una situazione di grande realismo. E azione! E questo guardarci negli occhi per mantenere la concentrazione, poi in realtà ha creato delle scene, per cui la famosa "che fatta sti capil". Ma che fatta? Ma tu che hai fatto, capimmo? Niente, che ci ho fatto? Te vedi più selvaggia, più leonessa. Perché noi avevamo imparato ad avere un'affinità l'uno con l'altro molto forte, e quindi in queste scene viene fuori anche perché c'era questa grande affinità tra di noi.